Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a fare insieme una cosa particolare, accendere la Jewel Candle, quindi la candela che ha dentro il gioiello. Se avete visto il video sui regali di Natale che io avevo fatto, vedrete che a mia cugina ho regalato una di queste candele, poi ne ho comprato una anche per me perché ero curiosa e volevo un po' vedere che cosa c'era dentro. Questa è natalizia, perché comunque appunto vi dicevo l'ho presa in occasione del Natale. Ha una profumazione che ricorda molto la fragola, ma la candela si chiama Delizie di Natale, quindi dolcezze, dolci di Natale. In questo caso ci sono gli orecchini, vedete che c'è il simbolo degli orecchini, ma voi potete scegliere se prendere la collana oppure gli orecchini a seconda della vostra preferenza. Io ho scelto gli orecchini, quindi quello che faremo insieme è accenderla oggi e poi piano piano nel corso delle giornate io vi farò vedere proprio il consumarsi della candela fino ad arrivare al gioiello, quindi poi lo estrarrò e lo aprirò insieme a voi. Quindi è un video che mi durerà sicuramente almeno 4-5 giorni, perché prima di consumare la candela ci vorrà un po' di tempo, però insomma vi porto con me in questo percorso di consumo della candela. Adesso basta con le chiacchiere, andiamo subito ad accenderla, perché prima l'accendiamo e prima vediamo cosa c'è dentro. Adesso accendo la candela. Oggi è lunedì come giorno della settimana, perché voglio anche vedere quanto ci mette a consumarsi. Vediamo se riesco ad accenderla. Ok. Ecco, adesso che l'abbiamo accesa, io direi che ci rivediamo domani con un aggiornamento. Quindi oggi è lunedì, come vi dicevo, domani vediamo a che punto sarà arrivata la candela. Ovviamente non la terrò accesa 24 ore al giorno, la terrò accesa qualche ora durante il pomeriggio magari, e vediamo domani dove sarà arrivata. Adesso sono le 5 del pomeriggio, la terrò accesa fino alle 7, fino alle 8 al massimo. Vediamo un po' in queste ore quanto si consuma. Aggiornamento del martedì. Adesso è martedì, la candela è accesa circa da 2 o 3 ore, si sta consumando lentamente, però ancora il gioiello non si può recuperare, perché vedete, io la sto girando adesso per farvi vedere. Il gioiello più o meno è qua, penso che si intraveda un pochino. Finché la candela non arriverà a sciogliersi fino a questo punto, io ovviamente non potrò recuperare il gioiello. Quindi credo che la cosa sarà abbastanza lunga. Comunque fa un buon profumo, mi sta profumando la casa di fragola, quindi devo dire che è anche piacevole. E ci vediamo poi domani per il prossimo aggiornamento. Siamo al terzo giorno, quindi siamo esattamente a metà settimana. Oggi è mercoledì. Io, come al solito, ho acceso la candela per 2 o 3 ore circa, perché comunque fa una profumazione molto intensa, quindi la casa profuma proprio tutta di fragola, quindi è molto buona, però poi per troppe ore tende a darmi un po' fastidio, quindi la tengo più o meno 2 o 3 ore. E come vedete si sta consumando lentamente, ma non siamo neanche a metà. Io adesso la giro perché voglio farvi vedere che questa parte qui è quella dove dovrebbe esserci il gioiello. E come vedete c'è ancora un bel po' di cera sopra, quindi siamo ancora lontani dal poterlo recuperare. Ma comunque è molto piacevole tenere accesa questa candela, ha una buona profumazione, quindi piano piano, quando arriveremo al gioiello, vedremo che cosa c'è. Ci vediamo domani con l'aggiornamento. Siamo finalmente arrivati a venerdì e come potete vedere c'è il gioiello qua che spunta, quindi adesso io cerco di tirarlo fuori con uno stuzzicadenti, più che altro perché la cera è calda e non mi volevo bruciare, però direi che non è facile. No, però è abbastanza tiepida, quindi direi che lo possiamo tirare fuori così. Eccolo qua, si presenta in questo modo. Adesso ovviamente sono piena di cera, però possiamo finalmente andare ad aprire e vedere che cosa c'è dentro. Quindi vediamo come sono questi orecchini. Ecco, diciamo che sono riuscita più o meno ad aprirlo, perché comunque la cera scivola, quindi non è affatto facile. Eccoli qua, questi sono gli orecchini, vedete che sono a cuore,
Sono piccoli, però sono carini. Forse vanno meglio come secondo buco, però comunque, insomma, li trovo carini. Poi per essere una cosa all'interno della candela, sicuramente. Bene, ragazzi, questa è la sorpresa che abbiamo trovato dentro la candela. Io vi do appuntamento alla prossima, come al solito. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.